Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati e benvenuti, io sono Coridan e questo è il mio canale di videogiochi. Oggi vi mostrerò uno dei miei giochi preferiti che ho già finito, questo l'ho finito alla bellezza di due volte per ora e adesso sto provando la modalità Plus. E questo gioco è uscito da non tanto, sarà 2-3 mesi o qualcosa del genere e si chiama Call of Juarez o Juarez, va bene, chi se ne frega della pronuncia latina, spagnola, Call of Juarez Gunslinger. Io sono un grandissimo appassionato del West da sempre, vabbè, sono un po' appassionato di tutto, giochi horror, giochi western, film porno, questo non l'ho detto, questa ve la siete persa, non l'ho detto, giochi horror, western, giochi in prima persona, survival horror, anche giochi di corsa, indie game e tutto il resto, ma la mia vera passione principale è il selvaggio West. Sono sempre stato un appassionato dei film di Clint Eastwood, Sergio Leone, Ennio Morricone alle musiche. E la figata di questo gioco è che praticamente ha anche un bel contesto storico, rivedremo molti personaggi realmente esistiti, storici, ma un'altra figata è che è anche abbastanza simpatico, lo vedete dalla grafica, e anche delle piccole chicche, delle battutine. Diciamo che smorza un po' i momenti troppo seriosi, da me e via, insomma. Anche il personaggio fa qualche battutina a cazzo, è un po' un vecchio piscioso, rincoglionito, che dopo anni di scorrimando nel West non si ricorda più un cazzo, praticamente ha perso la testa. Pat Garrett era lo sceriffo che diede la caccia, veramente, storicamente parlando, a Billy the Kid. Fino a che non la ciuffò e non la uccise. Lo condannarono a morte, povero Billy. Ma guarda là, ma che gunslinger sono? Sarò bravo. Ma ce l'ho il fucile? No, non ce l'ho ancora il fucile. Sono in modalità plus, tra l'altro hard, e fanno discretamente male. Dai, metti fuori quella testa di cazzo. Bene. Headshot! Boom! Headshot! Dentro. Dai. Andiamo a cercare Billy the Kid. Gli voglio fare il culo. Purtroppo in questo gioco ci fanno essere alleati di Billy the Kid. Io lo volevo sfidare all'ok corral e ucciderlo. Fa culo alle galline, le zucche. Cazzo, c'è adesso nel pollaio subito. Oh, gallina di merda, crepa. Vaffanculo alla natura. Perché? Non ti avverte in questa modalità qui plus, non ti avverte da che parte devi schivare. Bene, mi sa che morirò un bel po' di volte. Pezzo di merda. Yeehaw! One of us. E basta spararmi, stronzi. Eccolo lì. Dai, headshot. Posto, non ti avverti in questa modalità, eh? È un casino. Yups. Non ti avverte, non ti dice più che tasto premere. Sono cazzi amari, stavolta. Dovremmo starci attenti. Si è fatto saltare finire, speriamo che la vacca non se ne abbia male. Io sono Coridan, la mano del diavolo, non la mano sinistra come Trinità o la mano destra come bambino. Io sono la mano, punto e basta. Il diavolo ha le mano, singolare e plurale, le mano, e io sono la mano.
back door! We'll cover you! Try aiming, you idiot! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half. Morti tutti? So che mi è passato di livello! Ma che cazzo? Mi gamba troppo sto gioco, troppo! Ci dovrò tirare fuori un mo dove si va a giro free roaming tipo... E apri cazzo, Red Dead Redemption, sono in prima persona. Oh, guarda chi c'è. Me lo ricordate lui? Ah, Dirty Dave, no, nemmeno io. E guardate chi c'è dopo la porta. Questa è una delle più grandi leggende dell'Old Wild West. Mr. Billy the Kid. Un ragazzo di 21 anni che a soli 21 anni uccise 21 persone. Eh? Cioè, non ammazzate più io ora arrivando fin qui. Va bene, comunque sono dettagli. Amico, che fa il messicano? Sì, sort of. Più o meno era amico di Billy the Kid. Sì, tranqui, dai. Chi non è amico di Billy the Kid? Stanno facendo un po' di male. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Davvero sceriffo Pat Garrett. E fermati. E fu allora che colpirono Charlie. Porta una sega a me di sto stronzo di Charlie. Bene che tu sia morto, tanto rompevi solo il cazzo. Bomba Saddam. Ci hanno colpiti due con un solo sparo. Sono il meglio. Crepa. Stronzo, vi ammazzo tutti. Non lo avrete mai, Billy. Un amico Billy. Vai, eccolo lì. Guarda come spara. Bravo, Billy. Oddio, l'hanno fatto un po' troppo grandicello, rispetto a com'era nel West. Cocksucker. Ma qui te lo dice, no? Qui meno male, qui te lo dice ancora cosa. No, Dirty Dave! Ma allevati le coglioni, stupido. Punto esperienza. Voglio potenziare tutte le cose del fucile. Dinamite. No, no, voglio più munizioni al fucile, sì. Non ho dinamite, come faccio ora? Così? Ecco come faccio. Yuhu! La barriera mettetela nel culo. Mr. Graves, please continue. Please call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the bomb. Right. Stesi. No, stavo per dire stesi tutti, invece c'è. Ma va a far culo, c'è avanzato lo stronzo. Okay. No, morti tutti. Sounds like Garrett hired a whole regiment. Un po' di fucile? Vai, un po' di fucile. Ma che cazzo ci fa quello stronzo lì dietro? Yeah. Belle le musichette. Ehi vecchio, non mi tornavano i conti. 3. Sei il numero fortunato. Ma non era 3? Sì, ma vedi, io ho 6 colpi qui dentro. Le perle di Clint Eastwood. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. Qui è quando incontrai lo sceriffo. That backstabbing bastard with that tacked on tin star. Questo personaggio è un cazzaro, racconta frottole, fandonie, racconta una cazzata dopo l'altra, poi lo vedrete, è proprio un vecchio pistolero incallito che ormai racconta storie nei pub per farsi offrire un goccino di whisky da bere. Questo Pat Garrett, personaggio storico, ve l'ho detto, è figlio di puttana che diede la caccia e poi infine arrestò e se non erro uccise perché gli sparò alle spalle, qualcosa del genere, a Billy the Kid.
It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Rattlesnake. Sì, ma lo scoppio. Lo scoppio, lo scoppio. Lo sguardo, eh. Ehi, indio. Mira al cuore, no, Ramon. Mira al cuore, Ramon. Al cuore, Ramon, mira al cuore. Sono stato un po' troppo lento, ma ce l'ho fatta. Oh, oddio. Penny Dreadful said. No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. L'ha raccontata un'altra stronzata, quindi ricominciamo. Chissà com'è finita in realtà, no? Lo scontro onorevole con le pistole, lo scontro, il duello all'ultimo sangue. Sì, sì, invece com'è andata veramente, io entrai qui dentro, entrai e... bam, steso. Non sono Billy, stronzo, magari se non mi spacchi la testa... Mi potevi chiedere il documento? C'erano documenti nel West. E finita la prima missione. Ha ha ha. Il metal c'era anche nel West. Lo ricordate? Bom 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 con il banjo, no? Huckleberry Finn. Se il video vi è piaciuto, lasciate al solito un commentino, una pernacchia, una bozzatela. Un fatevela prendere bene. E niente, ciao a tutti da Corridan. Nel prossimo episodio vedremo come fuggire di prigione insieme a Billy the Kid. Il piano di fuga. Ciao dal West.